Oggi voglio partire con il secondo video parlando comunque di calcio, ma non di Juve, nemmeno di Serie A, perché ho visto un pochettino quello che sta succedendo a Lecco e ha veramente dell'incredibile. Non so se avete visto, ma voglio cercare anche insieme a voi di discuterne, perché il Lecco è stato promosso in Serie B dopo 50 anni di attesa e per via di alcune problematiche relative allo stadio rischia comunque di non andare a giocare la Serie B, perché appunto l'iscrizione potrebbe essere arrivata fuori tempo massimo e in questo momento c'è un discorso di PEC relativo al prefetto di Padova per capire che cosa succederà, e quindi Lecco potrebbe non iscriversi alla Serie B ma nemmeno alla Serie C, per la quale ovviamente non ha presentato domanda di iscrizione, e ripartirebbe quindi dalla Serie D. Una squadra che con merito sportivo sul campo dovrebbe andare a giocare la Serie B rischia invece, per motivazioni che vanno al di fuori di quelle sportive, di ritrovarsi a una categoria in meno rispetto a quella nella quale giocava la stagione precedente. Veramente qualcosa di allucinante. L'altro giorno vi parlavo di quel ragazzo che ho incontrato in gelateria, ecco, davanti alla stessa gelateria l'altra sera al mare ho visto delle maglie nero-azzurre ed erano proprio dei tifosi del Lecco. Io da lontano pensavo fossero delle squadre tipo, non so, del Belgio, squadre un po' particolari, invece probabilmente stavano festeggiando la promozione in Serie B. Volevo condividere con voi questa roba qua perché veramente mi ha scosso, perché stiamo parlando di cose molto molto particolari. Allora, abbiamo altre novità, altre notizie. Intanto partiamo sul morbido, dai, partiamo dalle cose meno clamorose. Partiamo da Romeo Agresti che twitta e ci dice: la Lazio farà un nuovo tentativo per prendere in prestito Luca Pellegrini dalla Juventus. Ora, sappiamo che comunque c'è un accordo tra le parti: se la Lazio vuole riscattare Pellegrini per 15 milioni di euro lo può fare, probabilmente non lo vuole fare, ma comunque vuole il calciatore e quindi starà bussando alla porta della Juve per dire: ehi, ciao, me lo ripresti? Allora, Lazio-Juve è una partita sentita, no, in questo momento, non sul mercato ma per la YouTuber League di domani, dove avremo la finalissima. Quindi facciamo così: se vinciamo anche domani a Roma la finalissima, allora Luca Pellegrini può farsi un altro anno di prestito, se no ve l'ho comprata a 500 milioni di euro. Questa è un po' la mia lettura. Vediamo se non ci sarà magari un altro incastro di mercato tra Juventus e Lazio, dato che il nome di Sergej Milinkovic-Savic è sempre caldo, se non caldissimo, a maggior ragione in questa estate, nella quale si è veramente compreso che il sergente lascerà Roma e a prezzi molto più accessibili. Stiamo parlando comunque di un classe 95, quindi un giocatore che nella prossima stagione andrà a compiere 29 anni, e quindi ecco qua che Lotito andrà a massimizzare un'uscita di un calciatore che si è goduto, stragoduto, valorizzato e ha reso veramente un gigante vero e proprio, non dal punto di vista della statura perché quello lo era già, però dal punto di vista del nome è diventato un giocatore fortissimo, un giocatore importante per il campionato di Serie A. Parliamo invece di Nico Schira. Nico twitta al pari di Romeo e dice: Juventus seriamente interessata a Timothy Weah del Lille. Allora, questa era una voce che era già venuta fuori un po' di tempo fa. Era un giocatore che si sapeva che la Juve stava monitorando, è un giocatore del 2000 mi pare, è un extracomunitario perché comunque è nato negli Stati Uniti, è nato in America, l'abbiamo visto anche al Mondiale quest'anno, a scadenza 2024, quindi manca un anno e basta, e questa probabilmente è l'estate in cui uscirà, perché il Lille proverà in tutti i modi a monetizzare la cessione per non perderlo a parametro zero. È un giocatore un po' particolare perché mi sono un po' documentato anche nei mesi scorsi, io me lo ricordavo un attaccante, non una punta, non un centravanti, ma ho visto che ha fatto anche quello, me lo ricordavo come esterno, anche ai mondiali mi pare contro il Galles quest'anno, giocando da esterno destro all'attacco, aveva segnato il gol dell'1-0. Dicembre, mondiali invernali di quest'anno. Però poi sono andato a vedere, è un giocatore un po' particolare, dicevo, perché ha un po' cambiato. Quest'anno ha giocato da punta, ha giocato da esterno alto a destra, esterno alto a sinistra, ma soprattutto in quasi tutta la stagione l'abbiamo visto come terzino, terzino destro o terzino sinistro, indifferentemente. Dove c'era un buco, ecco che Weah andava e lo tappava. Giocatore che spesso e volentieri anche è partito dalla panchina, è un giocatore che non è sempre stato un titolare inamovibile, però
una duttilità pazzesca. Credo che sia un tipo di calciatore che possa fare veramente innamorare Massimiliano Allegri, perché sappiamo è un allenatore che non ha dei ruoli predefiniti nei calciatori, ama spostare anche all'interno della stessa partita, spesso e volentieri si vedono delle modifiche proprio a livello tattico, degli spostamenti di giocatori, quindi un giocatore che può giocare punta, può giocare esterno alto, esterno basso, per Allegri è semplicemente aria pura. E vediamo se la Juventus andrà davvero a fare sul serio. Tra l'altro vi dico, sto scrivendo il testo del mercato che compra la Juve, ve lo dico io, è comunque un format che porto tutti gli anni, sto cercando di capire se riuscirò a farlo uscire già domani mattina, perché appunto ho il treno e quindi il video di domani potrebbe essere chi compra Juve, te lo dico io, e ho visto che c'è una lista di esterni bassi a destra veramente altissima. Credo anche che sia normale avere così tanti nomi, perché? Perché la Juve deve sostituire Cuadrado ed è il primo colpo che deve fare, quindi starà prendendo in considerazione più profili, sono tutti diversi tra di loro, e appunto alla lista aggiungiamo UEA, poi domani cerchiamo anche davvero di fare un pochettino il punto della situazione. Questo video nasce completamente da Twitter, ve lo dico subito, perché sempre su Twitter ho visto da Gianluca Di Marzio, abbiamo già parlato di tre giornalisti comunque, come potete vedere ognuno aggiunge un pezzettino, ognuno ha una notizia, una mini notizia, segno che comunque la Juventus sul mercato è attiva. Anche l'altro giorno parlavamo del fronte Galatasaray, questa mattina invece abbiamo parlato di altre cose come Parisi, questo interesse per il terzino dell'Empoli, che vedremo comunque anche domani all'interno di chi compra Juve, te lo dico io. Però Di Marzio posta una foto di Manna, che è probabilmente, non so se a Milano, a Reggio Emilia, a Sassuolo, dove è stata scattata la foto, non ho idea, però a colloquio con Carnevali del Sassuolo per discutere di Davide Frattesi. Ah, attenzione, che quindi vuol dire che qua si inizia a entrare nel vivo per capire effettivamente le intenzioni del Sassuolo, le valutazioni, anche cercare gli incastri. Secondo Di Marzio, un nome che potrebbe finire all'interno della trattativa tra Juventus e Sassuolo potrebbe essere quello di Conny De Winter. Ironico, perché ne abbiamo parlato poche ore fa. Tra l'altro chiedo scusa per il ritardo alla pubblicazione del video di oggi a pranzo, ma mi ero fermato apposta per registrare, perché sapevo che se no non sarei riuscito a portarlo, volevo pubblicarlo per mezzogiorno, YouTube ha deciso di pubblicarlo per le due, mi dava 2800 ore per il caricamento, una roba allucinante, ce ne ha messe due alla fine, beh, è andata tutta come doveva andare, però mi dispiace per il ritardo. Però oggi vi parlavo appunto di De Winter e dicevo che poteva essere uno di quei nomi che poteva rimanere alla Juventus, fare la preparazione con la Juventus e poi cercare di capire. Tra l'altro quest'anno ha avuto un infortunio grave al ginocchio, quindi bisogna capire anche dal punto di vista clinico come è messo il ragazzo, se non sarà quel giocatore aggregato alla Juventus come quarto, quinto difensore centrale. Anche oggi vi dicevo, magari non sarà De Winter, perché comunque numericamente la Juve li è coperta. Ecco che un giocatore dell'Under 23 che la Juventus ha prestato, valorizzato in un anno di Serie A, può essere utilizzato all'interno di altre trattative per abbassare i prezzi. Poi io ve lo ripeto, perché questo è un po' il mio dogma di questa stagione di mercato, eviterei volentierissimo di dare altri giocatori in Italia, di comprare altri giocatori in Italia, perché ve lo ripeto, non ho vergogna nel ribadire questo concetto, non mi è piaciuto il trattamento mediatico che c'è stato nei confronti della Juventus per il discorso relativo alle plusvalenze. Anche oggi vi parlavo di quel discorso relativo alle false fatturazioni, io me le ricordo le prime pagine dei giornali, le foto della fattura corretta a penna con l'Olympique Marsiglia, che sembrava che la Juventus avesse fatto la fattura falsa corretta a penna. Erano delle robe talmente grottesche e sembravano anche, ho messo anche la storia su Instagram, quando esce quella notizia dico, ma banalmente non si può andare a vedere all'interno del cassetto fiscale di Juventus o Lione qual è stata la fattura effettivamente emessa all'interno del cassetto fiscale per capire se è quella corretta appena oppure no, non tanto per il Marsiglia, che all'estero non era obbligatoria la fatturazione elettronica, però comunque ci sarà stata un'emissione di una fattura per forza di cose, invece che sbattere in prima pagina quella roba lì, anche nelle motivazioni mettere quella roba lì, facendola passare quasi come una roba che certo la Juventus è evidente che ha barato, certo che ha fatto delle fatture false, eccola qua, c'è la prova. Ma andare a vedere, fare un controllo preliminare prima di dare in pasto a un popolo che per il calcio vive come quello italiano e che si divide prevalentemente in juventino e anti-juventino, prima di dare in pasto un'informazione incorretta, inesatta, come si è rivelata oggi, non si poteva fare un controllo in più? No, si fa un controllo in meno.
E non lo si fa in buona fede, ricordatevele queste cose. Sono tanti piccoli concetti che comunque io continuo a inserire nei video, eh? Anche stamattina parlavo di questa roba qua, ma non mi è mica andata giù. Non mi è mica andata giù, quindi eviterei di andare a alimentare un po' anche il campionato italiano, perché secondo me è ora di far capire che se la Juventus determinati soldi non li mette all'interno del movimento Calcio Italia è un problema anche per gli altri. Perché poi sembra che la Juventus in questi anni non abbia mai messo denaro all'interno di quello che è il mercato della Serie A, e mi sembra veramente una balla di dimensioni allucinanti, perché la Juventus spesso ha venduto all'estero e ha comprato in Italia, quindi ha portato soldi dalle altre nazioni all'interno del campionato italiano. Però queste ovviamente sono tutti altri discorsi. Concludo sempre con una riflessione che ho letto su Twitter da Giampaolo 5, e quindi ringrazio per questo spunto, gli ho anche commentato, ho detto semplicemente perfetto, spero che possa essere contento di questa riflessione. Io l'altro giorno vi dicevo: ma è possibile che la Juventus stia monitorando sia Frattesi che Sergej Milinkovic-Savic? Che sì, sono entrambi giocatori che giocano a centrocampo, sì, entrambi mezze ali offensive di inserimento che giocano a destra, ma hanno caratteristiche completamente differenti. Ma è possibile che la Juventus vada su un giocatore di quel tipo lì e dica: cavolo, o questo o quell'altro? Cioè, mi sembra assurdo. Delle due, le caratteristiche di quelli sono più importanti, vado su quello lì. E lui fa una riflessione interessante, dice: secondo me Allegri preferirebbe Sergej Milinkovic-Savic senza pensarci su due volte, invece la Juventus preferirebbe Frattesi perché è un giocatore più giovane, è un giocatore con un ingaggio minore ed è un giocatore quindi che tra qualche stagione puoi anche pensare di rivendere, se proprio proprio difficilmente invece puoi fare con Milinkovic-Savic, perché metti che fra tre stagioni, quattro stagioni vuoi rivendere a 32-33 anni, un ingaggio pesante, e allora come fai? Vai un po' a ingolfare il motore. Questo credo che sia il ragionamento perfetto da parte di Allegri. Beh, chi se ne frega, dal punto di vista del bilancio non sono miei problemi, io sono più interessato ad un giocatore che nella mia testa è più forte, più funzionale, più facile, più semplice da inserire all'interno della Juventus, perché non prendiamoci in giro, è più facile avere uno come Milinkovic-Savic piuttosto che uno come Frattesi, che magari tanti anni di esperienza in meno all'interno della Serie A, uno è un po' più pronto per essere protagonista anche in una big. Io non credo che ci siano dubbi sul fatto che SMS possa essere protagonista anche alla Juventus o all'Inter o al Manchester United. Dico queste squadre perché bene o male sono quelle che sono interessate al profilo di Milinkovic-Savic. Invece Frattesi è un giocatore che è comunque ancora abbastanza giovane, non stiamo parlando di un 17enne, di un 18enne, però ha un paio di stagioni mi pare in Serie A, e ovviamente poi il salto all'interno di una realtà differente come quella della Juve potrebbe essere sentito, quindi credo che il ragionamento sia perfetto. La Juve vuole andare a una strada più percorribile, più sostenibile, più giovane di linea verde, invece l'allenatore vorrebbe una sorta di, tra virgolette, molte virgolette, scorciatoia per un giocatore che è palesemente più forte rispetto a Frattesi al giorno d'oggi. Però poi bisogna capire sul futuro, perché è ovvio che un grafico di crescita di Frattesi possa essere più alto nei prossimi anni, invece quello di Milinkovic-Savic al massimo potrebbe essere stazionario, a meno che non vada a trovare una seconda giovinezza, perché poi in questi casi non si può mai dire, all'interno della Juventus, e chissà, magari addirittura migliorare le sue prestazioni, anche se veramente in questi anni Milinkovic-Savic ha mostrato delle robe davvero impressionanti. Tra l'altro, piccola curiosità, dicevo prima entrambe mezze ali di destra per sostituire una mezzala di sinistra. Che cosa significa questo? Io una risposta ce l'ho, e non so se è la risposta giusta, perché mi sembra anche tra virgolette una follia. Però chi è la mezzala sinistra della Juventus? Chi è che ha sempre fatto la mezzala sinistra nella rosa della Juventus? Paul Pogba. Quindi a testa della Juventus Pogba è un titolare dell'anno prossimo? Io me lo auguro. Però tra il dire e il fare ci sono in mezzo delle condizioni fisiche precarie. E quindi semplicemente aspettiamo e vediamo. Spero che non sia un ragionamento un po' troppo ottimistico.